Kawabanga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua su Spider-Man 2, il nuovo gioco di Insomniac. Sono veramente contentissimo di portarvi questo gameplay, anche se ovviamente ne avrete visti già a milioni, visto che appunto è uscito da poco tempo, ma penso che sia il gioco più acquistato al mondo. E qua si sta facendo un po' notte, diciamo, nel gioco, ma comunque sì ragazzi, in questo gameplay volevo portarvi qualcosa di leggermente diverso, mi spiego meglio. Visto che, come ben saprete appunto, sono usciti miliardi di gameplay di Spider-Man con combattimenti, con tutto quanto, volevo sì spiegarvi un po' come funziona il gioco, il menu principale, insomma, delle abilità, eccetera eccetera. In questo video andremo a sbloccare 4 trofei diversi e molto molto facili. Dunque, andiamo subito. Prima di tutto passiamo dal menu principale, così vi faccio vedere come funziona un po' il gioco. Abbiamo la mega mappa qua di New York, che come potete vedere è divisa come poi i precedenti, cioè il primo e Miles Morales, in distretti, e in questo caso la vedete tutta quanta già diciamo percorsa, perché ho speso tipo 2 ore andare in giro per la mappa per sbloccarla tutta quanta, perché inizialmente sarà avvolta in una specie di nebbia come potete vedere qua. Mentre girovagando per la mappa, appunto in tutta quanta la mappa, si sblocca completamente la zona, cioè la mappa, non neanche la zona. La cosa bellissima di questo nuovo Spider-Man 2, ragazzi, è la diversità del completamento dei quartieri. Anche nei vecchi, nei precedenti, c'era il completamento del quartiere, cioè dovevamo fare attività per portarlo al 100%, ma in questo caso, come potete vedere, sotto la scritta completamento quartiere abbiamo un per due, poi abbiamo un'iconcina strana e un per due finale. Ecco, facendo appunto i crimini, cioè risolvendo i crimini, facendo le missioni principali o secondarie, facendo appunto le cose extra come le opportunità fotografiche, cose così, sbloccheremo, diciamo, l'esperienza del quartiere. Questo ci permetterà, una volta raggiunto il secondo livello, che sarebbe il simbolo dopo il per 2, cioè quella metà tra il per 2 e il per 2 per intenderci, di sbloccare il viaggio rapido. Ma in questo caso non sarà un viaggio rapido come nei vecchi giochi, nel senso che solo a punti, no? Solo in certe località. Ma potremo decidere di andare in qualsiasi punto della mappa. Dunque vogliamo andare ad esempio sopra questo edificio, faremo appunto viaggio veloce e ci ritroveremo direttamente sopra questo edificio. La cosa è bellissima. Ovviamente ogni quartiere dovremo completarlo, comunque sia portarlo avanti di livello per sbloccare il viaggio rapido. Ad esempio qua ce l'ho, ma ad esempio in questo quartiere non è ancora presente, vedete che devo ancora arrivarci, ma facendo, ripeto, le attività secondarie così lo sbloccheremo. Andiamo subito nel ramo costumi, che penso che sia la cosa più interessante, visto che ogni costume potrà essere sbloccato. Ce ne saranno alcuni che si sbloccheranno proseguendo la storia, ovviamente, dunque quelli originali della storia, altri che ovviamente potremo acquistare, come potete vedere, con componenti tecnologici che troveremo all'interno del mondo di gioco, e componenti tecnologici rari che in questo caso sbloccheremo completando i quartieri, non dico al 100%, ma comunque una buona parte di quel quartiere specifico ci darà appunto componenti tecnologici rari. Ogni tipo di costume potremmo, diciamo, sia acquistarlo ma anche cambiare lo stile. Infatti, se premeremo quadrato una volta acquistato un costume, spendendo altri componenti tecnologici sbloccheremo le varianti. Vi faccio subito vedere, seleziono lo stile. Come potete vedere, ad esempio, questo qua, che è quello originale, ha 4 varianti di costume. Cioè 4, diciamo, texture, no? Colori, se si può dire così. Quello nero di Spider-Man originale è stupendo. Ovviamente ce ne sono un fottio, se non ricordo male, circa una settantina. Questo è quello che ci viene fornito col pre-order, che sicuramente avrete anche voi. Anche in questo caso, come potete vedere, abbiamo 4 varianti: quello nero, quello bianco, quello blu e quello rosso e giallo. E stessa cosa anche per Miles, perché è suddiviso appunto tra Peter e Miles. Andando nella parte di Miles potremo fare la stessa identica cosa, dunque sbloccare costumi, potenziare, insomma, cambiare l'estetica, eccetera eccetera. Poi abbiamo i gadget. Questa cosa ovviamente la si trovava anche nei vecchi giochi della serie, dunque sia nel primo che nei Miles Morales, dove ogni gadget andrà a sbloccare delle cose specifiche durante i combattimenti. Ovviamente più andremo avanti con la storia, più avremo gadget disponibili, e ogni gadget, come potete vedere, potremo potenziarlo fino al quinto livello. Anche in questo caso, come potete vedere, ci servono componenti tecnologici, che ne ho un fottio perché ho praticamente ravanato per tutta la mappa, e componenti tecnologici rari, queste bastarde di rare che sono veramente difficili da trovare, che ci permetteranno appunto di potenziare al massimo tutti quanti i nostri gadget. Poi abbiamo il ramo abilità, che la novità, ovviamente, visto che in questo gioco impersoneremo sia Peter che Miles, avremo 3 alberi abilità.
Abbiamo quello ovviamente di Miles, con le mosse, i superpoteri, insomma, dedicati a Miles, come l'elettricità, eccetera, eccetera. Abbiamo quello di Peter, ovviamente in questo caso stessa cosa, da questa parte ad esempio sarà già bloccato, in quest'altra invece solo proseguendo nella storia, dunque sbloccheremo sicuramente delle abilità super potenti, diciamo, delle super mosse, si può dire così. E ultimo ma non ultimo abbiamo il ramo dedicato alle abilità di tutti e due i personaggi, se si può dire così, dunque un combo, una combo, no? Ma in questo caso la cosa bella è che potremo potenziare, diciamo, anche la velocità, come potete vedere, dunque sarà dedicato soprattutto all'agilità dei nostri personaggi durante, diciamo, le nostre scorribande in giro per New York, no? Dunque potremo velocizzare, potremo sbloccare, come ad esempio in questo caso, il salto ragno, che ci dà una ulteriore potenza nel salto, un'ulteriore spinta nel salto, insomma tutte queste cose qua sbloccabili tramite i punti abilità che sbloccheremo finendo missioni secondarie, ovviamente aumentando di livello tramite l'esperienza dei quartieri, dei crimini risolti, delle missioni extra, eccetera eccetera. Poi abbiamo il ramo tecnico, che in questo caso si sbloccano tramite ramo abilità, e ovviamente potremo selezionare quella che vogliamo sia per Peter che per Miles. Abbiamo ovviamente la parte dedicata alle missioni principali della storia e alle missioni secondarie tramite l'app, diciamo, ASMK di Miles, quella che abbiamo visto anche in Miles Morales, dunque le classiche missioni secondarie tra virgolette. E poi abbiamo i collezionabili, dunque questo è tutto quanto. Io ho già fatto questo dei ricordi di Marco, l'ho già completata al 100%, e anche le opportunità fotografiche l'ho già completate al 100%, e non sono andato avanti tanto con la storia perché volevo proprio concentrare a sbloccare tutto il quartiere, sono fissatissimo. Ma come ho detto, ragazzi, in questo gameplay vi farò vedere 4 trofei veramente facilissimi da sbloccare. Ho deciso di fare questo per, diciamo, cambiare un po' rispetto a tutti gli altri gameplay che vi faranno vedere i combattimenti e cose così. Ah, visto che qua c'è una cassa, vi faccio vedere che sparse per tutta la mappa ci sono queste casse che ci danno i materiali, come potete vedere. Aspettate un attimo che lo prende. Ci ha dato, come potete vedere sulla destra, componenti tecnologici 16, e queste sono sparse per tutta la mappa, non vengono indicate almeno all'inizio del gioco, dunque basterà cercarle, diciamo, mentre vogliamo, mentre ondeggiamo tra i palazzi. Io direi subito, sapete cosa, di fare innanzitutto questa missione crimine, così vi faccio vedere anche la nuova tuta, che è bellissima, che ci permette di volare, tra virgolette, anzi di planare, che è una cosa veramente straordinaria, soprattutto quando si prende veramente velocità. Stava, è bellissimo. Ok, devo andiamo intervenire a prendere questa macchina che sta investendo gente a caso. Questa roba c'era anche nei precedenti giochi, vedete, va sopra la macchina, si preme un bottone e lui rallenterà tutto quanto, completando, diciamo, questo crimine. È sempre bello da vedere, è sempre meravigliosamente bello. La cosa bellissima, ragazzi, è che graficamente è stato migliorato tantissimo. C'è soprattutto anche di notte, questo gioco dà il meglio di sé con tutte le luci neon, è veramente stupendo. Ma soprattutto è stupendo anche la velocità proprio della gestione della telecamera, cioè sembra tutto più fluido, tutto più rapido. Il primo trofeo, ragazzi, che andremo a sbloccare questa volta è Splat, e nella descrizione dice: tenta e fallisce un'acrobazia prima di toccare terra. Come ben saprete, anche nei vecchi c'erano le acrobazie che si fanno mentre stiamo ondeggiando, tra virgolette, con il quadrato. Basterà semplicemente farla e lasciar cadere il personaggio, dunque quadrato, facciamo a cazzo proprio così, puff, cade per terra, trofeo sbloccato, Splat. Ora non so se vedete tramite la registrazione, diciamo, l'icona del trofeo, ma basterà fare questo, ripeto, e sbloccherete subito il trofeo Splat. Spero che questo gameplay sia un po' più interessante, nel senso che ho voluto un po' cambiare rispetto ai classici gameplay, come ho detto 20.000 volte in questo video, ma volevo renderlo, diciamo, interessante. Dunque spostiamoci su un palazzo, che vi spiego subito il secondo trofeo che andremo a sbloccare. Come secondo trofeo direi di andare a sbloccare Fa la cosa giusta, cioè visita la tomba di zia May nel ruolo di Peter, ovviamente. Questo trofeo era già disponibile nel primo, se non ricordo male, Spider-Man. Ricordo che l'avevo sbloccato quasi subito tramite, ovviamente, le guide. Dunque non ci resta altro che andare proprio su sulla mappa, dunque mettere il punto in questa zona qua dove si trova il cimitero, e vediamo se riesco ad andare qua col viaggio veloce, così faccio vedere anche la velocità nel teletrasportarsi tra una zona all'altra, che è paurosa, ragazzi. Pronti? Facciamo il viaggio veloce e guardate che roba, già ci ritroviamo qua, cioè veramente non lo so, è quasi indescrivibile. Basta premere un tasto e ci ritroviamo da una parte all'altra della città senza nessun tipo di caricamento, cioè sembra una cosa veramente
quasi futuristica, almeno per chi gioca su console. Ovviamente su PC sono già abituati ad avere questi tempi di caricamento praticamente nulli. Un'altra cosa da dire, ragazzi, è la velocità anche nell'avvio del gioco. Premendo riprendi attività dal menu della Play 5, praticamente in 10 secondi, 12 secondi ci troviamo già all'interno del gioco. Che contate che deve caricare una mappa così grande. Visto che ci siamo, vi faccio vedere anche il combattimento. Dubito che scambino figure. Vai. Meglio intervenire. Vi faccio vedere che funzionano i gadget, che sono stupendi, perché basterà fare così. Controffetto. Sono pronto, morto. Vedete? Una figata pazzesca. Meniamo un po' le mani, che è straordinario. Vi faccio vedere anche le mosse speciali, in questo caso di Peter. Wow. Questo l'ha elettrizzato praticamente. Poi c'è questa che lo prende a sé, lo butta in aria e lo distrugge. Sono potentissimo. Mi ha tolto un po' di vita, ma sono potentissimo. Ah, in questo caso non so se c'era anche nei precedenti, non ricordo sta roba. E questa cosa non succede in tutti praticamente i crimini, ma in alcuni ci sarà il ferito a terra che bisognerà condurre dall'ambulanza, appunto, per curarlo, perché sennò Poretto ci muore e non è proprio il caso. Dunque diamolo al medico. Ok. Se ce lo curi, il peggio dovrebbe essere passato. Guarisci presto. Grazie, bello. E anche qui abbiamo ovviamente sbloccato punti esperienza per salire di livello, punti del quartiere e tantissime altre cose. Ah, faccio vedere questa cosa che è disponibile praticamente in quasi tutti i distretti. Ci saranno dei tunnel, no? Che se attraversati praticamente ci daranno una spinta ulteriore alla tuta, diciamo, volante di Spider-Man, no? Dunque ci permetteranno di attraversare i quartieri molto più velocemente ad una velocità pazzesca. Anche questa cosa è ovviamente dovuta anche al fatto che, essendo un'esclusiva PlayStation, hanno davvero sfruttato al massimo le abilità di PlayStation 5. Dunque il caricamento iperveloce, la possibilità di spostamenti rapidi che sono immediati praticamente, e tutte quelle altre cose, insomma, che ci dà PlayStation 5. Dunque andiamo verso la tomba. Ed eccole qua, ragazzi, siamo, vi faccio vedere esattamente dove, che comunque basterà che premete il tasto dei sensi di ragno, tra virgolette, ve le farà vedere. Io questo obiettivo, questo trofeo l'ho già fatto, dunque non posso, diciamo, farvelo vedere, ma basterà avvicinarsi alle tombe di May e di Ben, premere triangolo, lui parlerà, dirà qualche frase appunto così, e sbloccherete subito dopo il trofeo. Dunque due trofei già sbloccati in maniera iper veloce e iper semplice. Il terzo trofeo, ragazzi, è fuori campo. Fa il giro delle basi dello stadio di Big Apple. Big Apple si trova in questa zona qui, vi faccio subito vedere, in questa proprio precisa posizione ci sarà lo stadio di baseball. Noi basta puntare qua, andiamo verso di lui e sblocchiamo il trofeo insieme. Questo è veramente uno dei trofei più facili del gioco, solo che ovviamente senza guide, senza niente, è praticamente impossibile da capire cosa fare, anche se la descrizione lo dice, ma bisogna trovare intanto il luogo, bisogna capire realmente cosa fare, dunque, e diciamo che diventa un po' un problema, ecco, se si può dire così. Dunque andiamo verso il nostro bel luogo sulla mappa, vogliamo in maniera incredibilmente veloce. Guardate che razza di figata, come si sposta in 2 secondi da una zona all'altra, poi ci si schianta e si muore, ma comunque wow, è veramente una trovata questa di questo costume, che è straordinaria. Poi sopra i tetti, non so se l'avete notato, ci sono delle prese d'aria che puntano in su, diciamo, che se prese ti danno la spinta ulteriore, ma in questo caso verso l'alto, dunque per permetterci, diciamo, di continuare a volteggiare in giro senza nessun tipo di problema. Manca veramente poco. Guardate che bel parco, wow, che figata, bellissimo. Ok, siamo arrivati, la cosa molto semplice, ragazzi, perché vi faccio vedere, basterà partire da qui e praticamente correre e fare tutto il campo, che fare tutte le basi. Dunque andiamo. Sì, è molto divertente questo trofeo, perché è assurdo, tra virgolette, sono quei trofei talmente belli da fare e talmente, tra virgolette, stupidi, che dici, ma cosa hanno creato? Ma perché una roba del genere? E noi, una volta arrivati qui, dovremmo sbloccare il trofeo. Eccolo qui, fuori campo. Con un bunt! In tutta la mia carriera non avevo mai visto nessuno andare a segno con tanta facilità. Che annata! Eccolo qua, sbloccato anche questo. Bellissimo.
Ultimo ma non ultimo trofeo, ragazzi, è quello che si chiama Lascia andare. Nel ruolo di Miles trova il trofeo di scienze vinto insieme a Finn. Questo trofeo, ragazzi, non so se ve lo ricordate, è una cosa anche che viene da Miles Morales, dal videogioco ovviamente, dove alla fine lui, il protagonista, praticamente mette in questa chiesa, nasconde in questa chiesa un cubo, no? E ecco, questo trofeo semplicemente ci permette di collezionare questo cubo e sbloccare ovviamente anche il trofeo connesso. Siamo qui. Praticamente siamo nel distretto finanziario, in questa zona qua, proprio dove c'è la chiesa, non so se riuscite a vederla, e noi non faremo altro che andare proprio in una di quelle punte. E qui ci dovrebbe essere, vedete, il cubo. Mi manchi, Finn. Eccolo qua. Lascia andare. Trofeo sbloccato. Ovviamente per sbloccare questo trofeo, ragazzi, dovremmo utilizzare Miles al posto di Peter, visto che è legato al personaggio di Miles. Purtroppo in questo momento non posso switchare tra un personaggio e l'altro, visto che sto facendo la missione principale, dunque non mi dà questa possibilità, ma quando saremo appunto liberi di fare cose, potremo praticamente passare da un personaggio, dunque da Peter a Miles, in qualsiasi momento e in maniera iperrapida. Basterà semplicemente aprire il menu, faccio vedere, con uno swipe così, che poi è quello dedicato anche alle missioni secondarie, e sotto, come potete leggere, c'è scritto passa a Pete o passa a Miles. Basterà premere quadrato e passeremo da uno all'altro in men che non si dica. Con questa splendida vista della città immensa ed infinita, ragazzi, io vi saluto. Spero che questo video, diciamo un po' diverso dal solito, guardate che palazzone, la Madonna, ma quanto alto è, vi sia piaciuto, e che dire, al prossimo video.